Oggi, domenica 12 maggio, festa della mamma, torna l'appuntamento con l'Azalea della ricerca della Fondazione AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Circa 20.000 volontari scendono in piazza per celebrare la 40ª edizione dell'iniziativa. In 40 anni l'Azalea di AIRC ha contribuito con circa 300 milioni di euro alla lotta contro il cancro. L'appuntamento di primavera, che coincide con la festa della mamma, è dedicato soprattutto ai tumori femminili e in 4 decenni ha dato i suoi frutti. Oggi, infatti, 2 donne su 3 in Italia sono vive dopo 5 anni da una diagnosi di cancro. Nonostante i progressi raggiunti, l'associazione ricorda che restano delle sfide ancora aperte. I tumori dell'ovaio, ad esempio, sono insidiosi e difficili da individuare precocemente. Colpiscono circa 6.000 donne in Italia ogni anno e rappresentano il 3% circa di tutte le diagnosi di patologie tumorali. Le conquiste della ricerca, spiega l'Associazione Italiana della Ricerca sul Cancro, si traducono in vite salvate e negli ultimi 40 anni in Europa sono state salvate dal cancro le vite di oltre 2 milioni di donne. Oggi, in occasione della festa della mamma, AIRC, insieme ad altre associazioni di volontariato come la SAE 112, scende in numerose piazze italiane per celebrare il 40º anniversario dalla nascita dell'Azalea della Ricerca per promuovere la ricerca contro i tumori. Ecco, avete scelto di abbinarlo anche alla festa della mamma per celebrare in toto quella che è la figura della donna. Sì, da oltre 60 anni la Fondazione AIRC si occupa di finanziare e di sostenere la ricerca contro il cancro. E in tutte le piazze d'Italia oggi, come stiamo facendo noi qui a Termoli, diamo una mano a quella che è la raccolta fondi per poter sostenere appunto tutti i ricercatori in Italia che si occupano di trovare una cura o almeno cercare di trovare una cura per quello che è il male del secolo. Ecco, si ha l'impressione forse che in Italia non sia incentivata a dovere la ricerca, cioè si ha come l'impressione che si debba ancora fare un passo in avanti per promuovere la ricerca scientifica ed estenderla a livello nazionale come fosse appunto una sorta di disciplina medica quasi, ecco. Beh, di certo è un settore che si può implementare, che si deve implementare e dovrebbe essere oggetto anche, insomma, della sensibilità della politica e delle istituzioni in generale. Noi nel nostro piccolo oggi siamo qui e cerchiamo di fare il possibile. Poi sarà chi se ne occupa più nello specifico, ecco, con i giusti finanziamenti, con i giusti strumenti a portare avanti questo importante obiettivo. Il simbolo della donna che è associata a quella di un fiore, ecco, che sboccia poi in questo periodo, in primavera. Quanto è importante il volontariato in questi casi, lì dove non arrivano appunto a volte i finanziamenti da parte delle istituzioni? Allora, il volontariato penso che sia sempre un punto fondamentale, focale. Vedere, ecco, noi 2 donne che oggi siamo qui, c'è la mia collega Emma che è mamma, io no, ma sono comunque a festeggiare la mia di mamma e tutte le mamme. E penso che vedere comunque 2 donne che sono qui in una giornata splendida di sole, comunque a promuovere la ricerca e a fare l'augurio a tutte le mamme, sia simbolico e voglia quindi invitare tutti a fare volontariato.